Vada per controsimpoli, l'acqua azzurro, pantaloncini fucsia, bordati di leopardo, Giulio De Donato, all'angolo rosso, Francesco Malatesta, pantaloncini beige, sportivissimo. Allora, chi vincerà? Chi è per l'Aravel? Uno solo, vero? Suoneva appena, lo stavi usando? Sì? Ok, quindi due. Symphony chiusa, Symphony. Ok, vabbè, ma voi siete della community, quindi non volete. Grande. Allora, sta arrivando. Faccio 20 pressioni, per favore. Come vi mettete? Destra e la sinistra. Come è strutturata? Avete una presentazione unica con le slide? Ok. Diciamo che l'idea è quella che ci sarà un focus su alcuni argomenti e loro ci spiegheranno come vengono affrontati dalle framework, mettendo in luce le varie caratteristiche in maniera che anche noi possiamo giudicare i pregi e i difetti di ognuno delle due software. Ok, qual è l'area del gommone? Io diciamo un gommone. E dai. Ti spiezzo in due. Sì, qua. Mettetevi un po' qua davanti. Vai, su, i piedi qua davanti. Guantoni. Niente colpi sotto la cintura. Pronti? Ok, buonasera a tutti, sono Francesco Malatesta, sono uno sviluppatore slash studente, nel tempo libero sono un appassionato di Laravel e ho fondato la community ufficiale italiana di Laravel e appunto nel tempo libero ho tradotto 3 libri su Laravel e ho appena finito di scriverne uno mio che verrà pubblicato ad agosto. E adesso passo la palla a Giulio che si presenta. Metto qui dietro così posso cambiare le slide. Allora, Giulio Donato, Liugio, sono CTO a Civo Mobile, sto da un po' nell'open source. Perché hanno scelto me per Symphony? Forse sì, è colpa di lui, è colpa sua. Ho fatto due palle così. Ho cercato di evangelizzarlo. Perché Symphony? Perché me in Symphony? Perché abbiamo iniziato a utilizzare la vecchia, dove lavoravo prima, Symphony 2, quando ancora si chiamava Symphony Reloaded, quindi non era ancora stabile. E sono appassionato di open source, non so se avete mai visto in giro su GitHub i begettini, questo l'abbiamo fatto noi in un progettino, è fatto con Symphony e stampa 1 miliardo di begettini ogni mese. Chi conosce GitHub? Ok, no, almeno so il livello, come pesare le parole. Sono nella comunità di Symphony 2 da un bel po' di tempo, insomma nell'ecosistema. Sono anche nella comunità di Golang, abbiamo formato un meetup, si chiama Golangit. E tra altre cose, news, Wikipedia sta usando una mia libreria, l'ho saputo questa settimana. Quindi, andiamo avanti. È anche un po' difficile organizzare questa battaglia, perché comunque topic caldi, abbiamo chiesto alla comunità di darci dei suggerimenti. Ci hanno risposto con attenzione a non cadere nel ce l'ho più lungo io, insomma, quindi bilanciare i framework in base solo alle feature. Questo era un po' un pericolo che si poteva incappare. Fullo dice, ma perché invece di parlare delle cose migliori parlate delle cose peggiori che trovate nel framework? Beh, un ottimo spunto questo. Poi dice, attenzione perché invece di spingere il framework migliore, magari la cosa base è... Lo step zero è migliorare l'attendees, quindi lo spettatore al talk. Anche questo è un buon input da ascoltare. E, sì, poi dice sempre attenzione al ce l'ho più lunghismo, perché semplificare troppo rende anche un po' sterile tutto il discorso. Quindi. Poi Mosca, che è un nostro amico, fa parte del Pogroma, ha detto sì, iniziate con i trade-off, perché i trade-off sono comunque il significato magari delle differenze.
come abbiamo organizzato il talk? L'abbiamo organizzato in quattro quadranti, quindi ci saranno quattro round da 5 minuti dove ci saranno i wow in Laravel, quindi le cose fighe, e i what the fuck sia in Symfony che in Laravel. Quindi siamo pronti, passo la palla. Allora, cominciamo dalle cose positive che riguardano Laravel. Dunque, Laravel negli ultimi 3 anni, io mi sono avvicinato a Laravel nel 2012, quando era ancora la versione 3, mi sono avvicinato a Laravel perché ero molto pigro. Lavoravo in un piccolo studio e volevo fare le cose molto velocemente, volevo evitare di reinventare la ruota tutte le volte. Ho cercato un po' tra i vari framework PHP, io venivo già da un'esperienza con Igniter, che non mi aveva fatto proprio impazzire, e alla fine mi sono ritrovato a scegliere Laravel perché mi ha dato la possibilità di fare un sacco di cose molto velocemente. Quindi, come Fullo giustamente ricordava prima, in realtà potrebbe essere un punto a sfavore questa cosa, cioè Laravel permette di fare le cose molto velocemente, più semplice da utilizzare, sicuramente da un punto di vista entry level, per qualsiasi sviluppatore entry level, Laravel sicuramente è molto più semplice da usare. E questa è una cosa che Laravel si porta avanti dalle prime versioni, almeno dalla versione 3, la versione che ho conosciuto io per prima. Però che è successo? Nel corso del tempo Laravel, diciamo, come si suol dire, ha fatto il botto, nel senso che la versione 4 ha rivisto un totale stravolgimento dell'architettura. La versione 5 piano piano ha cominciato a strizzare l'occhio, a fare l'occhiolino al mondo enterprise. Devo dire la verità, ancora timidamente, però comunque la direzione è quella. Una delle cose che mi piace di più di Laravel qual è? È che la maggior parte dei suoi componenti è tutta quanta disaccoppiata. Nel senso che, a differenza di molti altri framework che ho visto nel passato, non ci sono delle dipendenze strette, ma tramite un package, che è il package centrale di Laravel, Contracts, è possibile riscriversi i propri componenti qualora un componente specifico di Laravel non ci piaccia. E un'altra cosa che sicuramente mi ha fatto avvicinare molto a Laravel è la community, il calore della community, l'approccio orientato al se non funziona ti aiuto a sistemarlo. Ho conosciuto un sacco di persone molto interessanti sulla community e sicuramente un altro punto a favore di Laravel è l'Aracast, che è un portale di apprendimento pieno di video tutorial dedicati a Laravel, dove è possibile imparare molte cose non solo su Laravel ma anche sul PHP, quindi vengono insegnate un po' tutte le best practices del nostro mestiere per quanto riguarda PHP. Ovviamente non voglio dilungarmi troppo perché in realtà le feature tecniche che potrei elogiare di Laravel sono molte, mi dovrei mettere a fare una lista di tutti quanti i vari package. Ho pensato più a qualcosa di generico, magari orientato anche a chi, visto che comunque qui molte persone Laravel da quello che ho visto non le usano, qualcosa che potrebbe interessare proprio ai nuovi arrivati, a chi magari vuole per la prima volta avvicinarsi al framework e studiarlo. E altri punti a favore sono sicuramente quello che io chiamo tra virgolette lo zucchero, nel senso, allora, Laravel al tempo stesso ha una struttura ben definita ma lascia molta libertà d'azione, nel senso, se io sono un utente appena arrivato e voglio creare il mio blog, il mio piccolo gestionale o qualsiasi applicazione con Laravel, posso farla usando tutta una serie di strumenti che Laravel mi mette a disposizione, tra l'altro con una sintassi molto espressiva, molto semplice da comprendere, che tra l'altro ha portato il framework ad avere una curva di apprendimento molto favorevole. Se però qualcosa non mi piace, voglio strutturarmi in maniera diversa la mia applicazione, posso farlo senza problemi perché Laravel non solo ha una struttura ma è anche flessibile, non porta nessun limite di nessun genere, per cui diciamo più avanti e più cerca di fare contenti tutti e due possibili sviluppatori, quelli più esigenti e quelli meno esigenti, perché esistono anche gli sviluppatori meno esigenti. Cioè, alla fine, noi molto spesso parliamo di best practices, di regole da seguire, però, allora, io ho avuto la fortuna di fare un sacco di esperienze in varie aziende, di caratura abbastanza differente. Ho cominciato da un piccolo studio e al momento sto collaborando per un progetto in Ericsson qui a Roma legato proprio all'Arabel, in cui ho avuto il piacere e la fortuna di introdurre l'Arabel in un ambiente più enterprise. Una cosa che ho notato è che le sozzate si fanno a tutti i livelli. Poi abbiamo la possibilità di curare queste cose, di sistemarle, per fortuna vengono sistemate. Però dobbiamo renderci conto che esistono sia gli sviluppatori, quelli più esigenti, magari come anch'io magari sono abbastanza esigente col mio codice perché voglio seguire certi standard, a volte insegnando
cominci ad avere questa deformazione professionale. Però esistono anche gli sviluppatori che vogliono fare le cose subito, le cose, diciamo, trovarsene già pronte molto spesso, perché devono rispondere anche a esigenze di business. E in questo Laravel fa le cose molto bene, perché cerca di disaccoppiare quanto più possibile le dipendenze nel codice, ma al tempo stesso dare delle strutture, come per esempio le famose fasette di Laravel, che sono molto spesso oggetto di dibattito. Usando queste fasette, lo sviluppatore può creare molto velocemente cose utili e al tempo stesso avere la possibilità in un secondo momento di scalare anche verso qualcosa di più enterprise. Ecco. E per quanto riguarda Laravel, le cose generiche che volevo riportare per quanto riguarda i punti positivi sono questi. E adesso passo il testimone a Giulio. Beh, diciamo che il mio compito, cioè, parto un po' da avvantaggiato. È solo perché parlare di Symfony adesso, dove la curva di quanto è stato apprezzato Symfony sta nel punto apice, quindi sia l'enterprise che le community hanno già definito chi è il framework che è stato più utilizzato e che ha dato l'impronta migliore negli ultimi anni. Prima di Symfony cosa c'era? Prima di Symfony c'era questo, c'era il fango, quindi la programmazione prima di Symfony era questo, quindi cattive pratiche, spaghetti code, codice non manutenibile, pacchetti installati difficilmente. GitHub non era lo standard allora, stiamo parlando di 3 anni fa e non 100, e per i programmatori PHP comunque. Autoload, namespace, class, insomma, anche i framework un po' non davano una spinta di qualità, soprattutto per i progetti enormi dove la qualità, la manutenibilità serviva, comunque serve. Quindi di solito il fango diventava sabbia mobili, a lungo andare. Poi arriva Symfony, quindi questo è fango, questo è Symfony. Symfony ha portato, buone pratiche. La cosa migliore che ha portato è che ha dato un fattore esplicito all'HTTP. Noi siamo programmatori web, PHP è un linguaggio per il web, quindi ha reso oggetti l'HTTP, che è il protocollo su cui il programmatore web deve lavorare. Qual è il vantaggio? Ha creato un oggetto che rappresentava l'HTTP. Questo è stato un forte vantaggio. Ha creato la differenza fra l'HTTP framework e un web framework. La differenza è proprio la mancanza nei web framework di lavorare con l'HTTP, quindi con oggetti che rappresentano l'HTTP. Ad esempio, noi abbiamo avuto un refactoring su un progetto che utilizzava IE, che era un altro framework, che è un web framework, quindi era sparso di ECO. Non so se chi lavora con ECO e print per stampare l'output in una richiesta web? Nessuno, lui laggiù. Perfetto. A lungo andare perdete delle funzionalità, come possono essere le sottorichieste. Le sottorichieste sono impossibili da fare con ECO sparso, oppure sono un po' più difficili. Comunque, quindi Symfony è cresciuto come HTTP framework, quindi ha portato un vantaggio nell'utilizzo della cache tramite HTTP, quindi è facile creare un sistema di caching a livello di HTTP. Ha portato principi di solid principle nel linguaggio PHP, ha introdotto i test come un must da avere nella comunità PHP, ha introdotto buone pratiche e ha introdotto un valore all'enterprise con cicli regolari di release e stabilità e la mancanza di break incompatibility. Quindi si può agilmente aggiornare alle nuove versioni di Symfony. Quindi con Symfony cosa abbiamo? Abbiamo questo. Quindi sì, è fango, però magari ci divertiamo col fango, ma soprattutto abbiamo degli strumenti maggiori e anche una coscienza migliore per sfruttare il fango, soprattutto l'enterprise, perché possiamo fare cose grandi. Questo è il fango di Woodstock, per esempio. Quindi ha portato anche una crescita dell'ecosistema. L'ecosistema di Symfony è enorme, ci sono programmatori di altissima qualità. Da Symfony è nato Composer, che sarebbe il package del PHP praticamente. Da Symfony è nato tutta la filosofia, anzi tutte le librerie sul BDD, Behavior Driven Design.
ha portato come cattiva pratica l'array, quindi ha portato gli oggetti. Indovinate quindi qual è la mia home page tra questi? Piccole home page, questi sono tre progetti che utilizzano Symfony, quindi YouPorn, Dailymotion e Spotify utilizzano Symfony in produzione, quindi diciamo che Symfony è per l'enterprise, è per la qualità e per progetti manutenibili. Quindi iniziamo con i what the fuck di Lara. Di Lara. No. Ok, allora, dunque, per trovare i punti negativi di Laravel, inizialmente pensavo che la community ne riuscisse a trovare di più. Io stesso mi sono messo e ne ho trovati comunque perché ce ne sono ovviamente, come in ogni framework ha i suoi pro e i suoi contro. Però ho visto che molte persone nella community non hanno trovato alcune cose specifiche che io invece ho notato, certo magari lavorandoci su più livelli. Dunque, una cosa che a molte persone non piaceva di Laravel rispetto ad altri framework è la documentazione. La documentazione fino a poco tempo fa era molto scarna, mancava di molte cose a mio parere importanti. Adesso l'hanno aggiornata, è migliorata di molto, hanno inserito delle funzionalità di ricerca, svariate cose, però secondo me si possono fare ancora molti miglioramenti nell'ottica della documentazione, soprattutto per quanto riguarda gli esempi, che a volte sono generici, nonostante parliamo di un codice molto semplice da comprendere, però alcuni esempi sono davvero generici e per un nuovo arrivato potrebbe non essere così semplice metterci le mani da subito. Però ripeto, molti argomenti secondo me non sono ancora trattati bene. Uno tra questi è Eloquent. Eloquent, per chi non ne fosse a conoscenza, è l'ORM che si occupa di dialogare con il database in Laravel. Ora, la documentazione riguardo Eloquent riporta più o meno, diciamo, per fare un paragone, 10 pagine di testo, 15 pagine di testo, 20 pagine. Il libro che ho scritto io ultimamente, che sta per uscire, sono 150 pagine solo su Eloquent. Quindi di materiale sotto in realtà ce n'è, è solo che la documentazione non è ancora la tratta bene. Questo perché? Perché comunque Laravel viene da una realtà dedicata esclusivamente agli entry level, solo ultimamente sta iniziando a crescere anche andando verso l'enterprise, quindi però questa mancanza purtroppo secondo me ha un suo peso. Un'altra cosa che non mi piace di Laravel sono alcuni package specifici che vengono usati e che a differenza di molti altri componenti del framework non sono ben disaccoppiati. Uno tra questi per esempio è il package relativo all'authentication. L'authentication è un aspetto abbastanza importante, Laravel a volte cerca di vendersi bene con l'authentication, però nonostante per alcuni casi vada bene, presenta delle dipendenze che molto spesso non riescono a venire disaccoppiate in maniera veloce. Il risultato qual è? Che molto spesso io, lavorando con Laravel, a progetti leggermente più complessi della media devo riscrivermi le procedure di authentication. Certo, non stiamo parlando di roba complessa in ogni caso, non stiamo parlando di roba pesantissima, però diciamo questo peso c'è. Un altro piccolo, tra virgolette, rimprovero che potrei fare a Laravel è che nonostante al momento siamo alla versione 5.1.3, e l'obiettivo, abbiamo detto, è strizzare l'occhio all'enterprise, e però nel sistema di authentication non implementano anche a livello basilare un access control list. Molto spesso, quando tutte le volte che ho lavorato ad applicazioni leggermente più complesse della media, mi chiedono il sistema dei permessi, il sistema dei ruoli e così via. Ecco, questa cosa di default non c'è. E certo, ci sono un'infinità di package in PHP che possono essere usati senza problemi per ottenere lo stesso risultato. Altre volte, in base alle necessità, mi sono riscritto io le cose che servivano e non ci ho messo neanche molto. Però diciamo, questa è una mancanza, una piccola cosa che secondo me dovrebbe essere sistemata. Un'altra cosa che può piacere o non può piacere è il sistema delle phase aid. Molte persone apprezzano le phase aid di Laravel, allora, a volte innanzitutto vengono fraintese, perché la prima volta che una persona guarda la prima istruzione, quella classica di esempio di Laravel, ovvero una semplice root get, si vede la classe root, :::, e il programmatore non ridisce perché vede il metodo statico. Ecco, in realtà quello non è un metodo statico, in realtà c'è dietro il service container di Laravel che istanzia tutto il necessario e ti restituisce l'oggetto.
quello diciamo fa parte dello zucchero di cui ho parlato prima, della, di quella sintassi semplice che permette di raggiungere gli obiettivi. Però diciamo al newcomer, al nuovo arrivato, questa cosa, diciamo, per questa cosa potrebbe essere controproducente, perché se non si conosce bene quello che c'è dietro ci si potrebbe trovare in difficoltà a comprendere soprattutto dopo il passaggio verso delle vere e proprie best practices, perché comunque poi per molte altre cose la Laravel incoraggia le best practices e l'uso di svariati pattern. Altre cose che non mi piacciono di Laravel al momento, dunque, sicuramente sempre legata all'authentication, quindi stiamo parlando sempre dell'authentication, l'impossibilità di personalizzare la procedura di recupero delle credenziali. Laravel out of the box ha tutto un insieme di classi che permettono di far recuperare all'utente che ha perso la propria password tramite dei token le proprie credenziali, quindi fare tutto il giro di creazione della nuova password e via. Ecco, questa non è una cosa molto personalizzabile. Ad esempio mi sono ritrovato a dare nell'email dell'utente determinati dati, come per esempio lo username, quindi parliamo di cose base, e ho avuto alcune difficoltà. Questo purtroppo, questo secondo me, il sistema di authentication forse è uno dei limiti, una delle cose che ancora blocca Laravel per certi versi, però ripeto, molte di queste cose possono essere riscritte in pochissimo tempo, per cui non ci sono grossi problemi. Cos'altro? In realtà diciamo, il neo principale secondo me è la documentazione, lo stato attuale delle cose e il disaccoppiamento mal riuscito del sistema di authentication. Per il resto io passerei la ecco qua, sei qua, con la bevanda in mano, vai. Un po' di energia. Che non hai dato la birra ancora. Allora, what the fuck in Symfony 2? Quello che si critica spesso in Symfony 2 è la curva di apprendimento, che sicuramente se Laravel la appiattisce un po', Symfony 2 è un po' ripida. La curva di apprendimento in Symfony 2 è molto ripida. La documentazione è fatta molto bene, ma è piena di pagine e c'è un libro consistente. E questa curva di apprendimento ti porta però, se è molto ripida, il programmatore di Symfony evolve studiando le buone pratiche e diciamo tutti i principi che ci sono dietro a ogni modulo. Naturalmente questo inclina ancora di più la curva di apprendimento immettendo concetti, parole e design che rallentano lo studio, magari anche al programmatore che vuole fare una cosa velocemente. Quindi se è una cosa negativa, se un programmatore comunque vuole fare questo di professione, magari è un buono spunto. Per l'enterprise questo è sia uno svantaggio che un vantaggio. Lo svantaggio è perché il programmatore sarà più lento a fare le cose, ma il vantaggio è che le farà meglio, quindi il mantenimento sarà meno faticoso. Un altro what the fuck in Symfony è la configurazione. Symfony è fatto in componenti, quindi sono componenti totalmente disaccoppiate, totalmente separate, totalmente astratte. Laravel ha un forte vantaggio, quello di dare delle scelte. Laravel dà la scelta di Redis come cache, Laravel dà tante scelte, quindi opinionato. Symfony no, Symfony è molto astratto e tutte le scelte si fanno nella configurazione. Quindi in un progetto di 3 anni trovi che la configurazione è molto lunga così. La configurazione è codice, quindi la configurazione va mantenuta, va letta e quindi è un rallentamento. C'è da dire che c'è la validazione della configurazione, quindi ti permette di fare meno errori, però è sempre tanto codice. Un altro what the fuck in Symfony 2 è la cache. Se è molto forte l'HTTP cache di Symfony, quindi riesci a velocizzare la pagina web molto facilmente utilizzando l'HTTP caching, nello sviluppo Symfony utilizza una cache interna per velocizzare il PHP, perché il PHP non è proprio il migliore linguaggio che esiste al mondo, e Symfony crea uno strato per rendere le cose migliori, le cose oggetti. Questo strato costa una
preprocessazione di tutto il core di Symfony, anche delle tue classi. Quindi per velocizzare PHP, per darti degli strumenti in più, c'è questo, paghi questa elaborazione di cache. Quando la senti questa elaborazione di cache, non in produzione, perché quando fai il deploy in produzione la esegui una volta, ma soprattutto quando sviluppi. Quando sviluppi ogni tanto ti dice memory non directory non accessibile, oppure devi aspettare e c'hai un problema e tutti dicono hai aggiornato la cache. Cioè, questo è un po' uno smell. È il prezzo da pagare allo strato di qualità che ti mette sul PHP. Un'altra cosa sono i codi standard. Symfony ha dato dei codi standard molto, molto forti. Voglio farvi vedere un esempio se parte. Ha portato dei codi standard. Mi sono perso il mouse. Succede spesso. Ok, non tornerò mai più alla presentazione. Allora, qui c'è Daniel D'Angeli, che è un ex collega che anche fa parte del Pogroma, dei programmatori di PHP. E cosa ha fatto? Stavamo programmando su Symfony, ha fatto una pull request da Symfony. Era di una riga la pull request nella documentazione. Vi volevo dire che Symfony ha portato lo standard nel come indentare il codice. Quindi se ai tempi si aveva una classe formattata in un modo, un altro progetto formattato in un altro, la libreria formattata in un altro modo, Symfony ha messo il punto esclamativo su tutte le librerie, tutto lo standard di PHP con una sintassi globale. Questo ha portato a dei vantaggi, però ha esteso questa loro mentalità sui codi standard, quindi sullo standard, che rallenta anche un po' i nuovi che vogliono fare una pull request e solo per avvicinarsi magari al progetto e per aiutare, per far parte di una comunità. Questa pull request, che era di una riga, quindi lui ha solo commentato una frase, è diventata un dibattito dove solo per la sintassi della pull request, quindi di una modifica alla documentazione, è passato un anno. Un anno non disattivo, cioè un anno di... Insomma, di botta e risposta, dove gli suggerivano come modificare la documentazione. Questo è un neo di Symfony, quindi i nuovi sono un po' spaventati da fare pull request, perché devono essere molto devono avere una qualità molto alta. C'è Drupal, per esempio, che non è famoso per la qualità del codice, ma è famoso per come accolgono i nuovi programmatori, gli danno un mentore e lo seguono fino a che il nuovo programmatore diventa un senior programmatore di Drupal. Quindi magari sicuramente è un qualcosa su cui Symfony potrebbe migliorare, su come tratta i nuovi arrivati. Naturalmente questo è un sintomo del CEO, che è francese, potrebbe essere un sintomo, non so, ognuno attorno, mi sono riperso il mouse. Altri, ci siamo. Comunque, altri difetti di Symfony, spero che voi ve li possiate fare. Vi esorto a utilizzare sia Symfony che Laravel. L'ultima cosa da dire è che comunque potete usare il miglior linguaggio al mondo, il miglior framework al mondo, ma questo non vi salverà dallo scrivere codice di merda. Quindi anche io sono soggetto spesso a tu programmi in PHP, così. Quindi sì, il PHP non è il miglior linguaggio al mondo, lo dico anch'io. Se volete usare il PHP per fare programmi che non toccano chiamata e risposta, per esempio comandi eccetera, non è il miglior linguaggio al mondo. Symfony ha creato questo strato di qualità sopra il PHP, che ha anche superato in buone pratiche framework di altri linguaggi, come per esempio Ruby. Quindi si può usare qualsiasi framework o linguaggio al mondo, ma tanto dipende molto dal programmatore e dalla sua esperienza e quali sono le constraint del progetto. Questo era un po' il punto. Passo la... No, siamo un po' prima di questo. Facciamo la conclusione. L'amore e d'accordo. Faccio io e tu? Facciamo tutte e due. Allora, ti abbraccio se vuoi. Ti abbraccio. Se tu vuoi dire qualcosa, parlo io. Parla tu, io ti allora, per me la finale vincente di questo è attenzione agli stereotipi. Ho trovato anche un driver per MongoDB.
Ovviamente per quanto riguarda una successiva astrazione, come giustamente Giulio ricordava, poi bisogna separare le componenti in gioco. Chiaramente per applicazioni più complesse, come giusto che sia, devi iniziare ad astrarre le cose in modo diverso. Per cui anch'io con Laravel creo i miei repository, creo le mie entità. In questo caso posso usare Eloquent, certo come base, come magari un'implementazione di uno specifico repository, e quindi comunque il suo dovere lo fa, considerando che poi a sua volta sotto può switchare tranquillamente e velocemente verso altri sistemi, appunto, tramite driver. Per la domanda agli IDE, sono IDE. È cosa brutta. No, ci sono degli strumenti grafici, non mi piace questa domanda. Degli strumenti grafici che ti aiutano a programmare, per esempio c'è per PHP c'è PHP Storm, che è fenomenale, quindi ti velocizza tantissimo. C'è il plugin per Symfony, l'ha creato la community Symfony. Programmare con PHP Storm ormai è un must, anche consigliato dai vecchi vimisti, quelli che utilizzavano Vim da terminale, perché ti fa l'autocomplete, ti permette di essere molto più veloce nel codice, quindi più performante. Un tempo fa l'idea era visto male perché Eclipse, il tempo che lanciavi Eclipse potevi cambiare lavoro, potevi fare tante cose, Eclipse ancora stava lì, e Java uguale, Eclipse PHP, Eclipse Java, si metteva sempre quel tempo. Sì, è scritto in Java. E quindi ho visto persone finire il lavoro prima di un altro in Vim, mentre quell'altro aspettava che Eclipse si partisse. Però con PHP Storm stiamo un passo avanti. E il programmatore PHP è molto più produttivo adesso, quindi lavorate. E quindi per Symfony c'è l'integrazione e riconosce servizi, riconosce che è un modello, quindi riconosce che è nel database, fa tanti trucchetti simpatici. Per Laravel ci sta l'integrazione? Sì, ci sta, è presente, e anch'io la stessa cosa, PHP Store tutta la vita proprio, è veramente un passo avanti, per me è stato proprio un passo avanti. Io venivo da Sublime Text, quindi sono passato dal semplice editor all'IDE e mi sono trovato perfettamente. Grazie. Grazie. Ci sono domande? Programmatori non PHP? Ci sono? Domande sul PHP, per esempio? Che PHP, cioè, perché PHP, per esempio? Cosa vi è successo? Avete una domanda? Io sono un programmatore PHP, stavo venendo da azienda, adesso sto giocando con Laravel, quindi, anzi non programmo neanche più perché poi sono CEO della startup, quindi ho delegato, però rimango vicino a affezionato al codice. E spesso negli ambienti enterprise ci si scontra con, diciamo, quella che secondo me è più una credenza che la realtà, che Java sia più sicuro del PHP, tra virgolette. Ho cercato un po' in giro anche, diciamo, documentazioni che documentassi in maniera scientifica questa affermazione, perché secondo me la sicurezza sta nel come il programmatore scrive il codice, e l'unica spiegazione che mi sono dato su questa cosa è il fatto che spesso, essendo il PHP con più bassa curva di apprendimento, spesso entrano programmatori meno esperti e quindi viene lasciato spesso codice di bassa qualità che porta poi i vari software open source a avere bug, problemi, eccetera. Quindi volevo chiedere, uno, se questo è anche la vostra sensazione, se ci sono altre cose, se effettivamente Java è più sicuro rispetto a PHP, e poi se qualcuno di voi ha provato a giocare con l'Hip Hop Virtual Machine di Facebook, se ci ha provato i due framework, se ha visto che performance hanno. Io per esempio Laravel l'ho provato, ho visto che è 3 volte più veloce sull'HWM. 3 volte più veloce, ha fatto dei benchmark? Sì, con una macchina virtuale di DigitalOcean. Stessa configurazione, stesso qualcosa di molto semplice, diciamo, fuori un array JSON da MySQL, 300 millisecondi su PHP standard con la cache, 100 millisecondi con l'HWM. Però era un test di 10 minuti. Perché c'è Facebook ha rilasciato un linguaggio di programmazione che HWM è basato su PHP ma tipato, quindi Java senza dollarino, no, scherzi. È praticamente ai tipi e a molte altre sintassi che forzano il programmatore a lavorare a oggetti, che è una cosa molto positiva. E il problema è che tutti i benchmark che riporta Facebook li porta paragonando HWM con PHP 4.5, mi sembra.
e PHP adesso sta a 7. Dal 7 non l'ho provato, però diciamo, la release è standard. Sì. PHP sta puntando molto sulla velocità delle performance, PHP 7 va molto più veloce degli altri, quindi tutto lo sforzo ha puntato a quello. Quindi sì, Facebook sta facendo una forte integrazione e anche contaminazione in maniera positiva delle comunità e delle librerie open source, forse perché vuole portare un po' di qualità anche all'interno del proprio team, anche librerie esterne all'interno di HHVM. Quindi sta aiutando anche le librerie a essere compatibili con HHVM. Sulla differenza di prestazioni non ho benchmark, ho letto solo quelli che hanno riportato su Facebook, ma era un PHP abbastanza vecchio. Non so se... No, io più o meno nella stessa situazione sua, ho provato qualcosa di base con l'Arabe da HHVM ovviamente, però non ho benchmark, non ho fatto test specifici, volevo solamente vedere un pochino come funzionava, quale difficoltà c'era nel setup, ma anch'io ho lavorato con una macchina base su DigitalOcean. Ma Java PHP invece come pensate? Allora, devo dire la verità, io non ho molta esperienza in Java. Io sono nato col PHP, quindi il Java l'ho usato molto poco, però di base sono d'accordo con quello che hai detto tu prima. Nel senso, alla fine PHP, essendo molto più veloce da apprendere per certi versi, e in passato ha incoraggiato le peggiori best practices comunque, e è stato molto facile ritrovarsi con un sacco di software di qualità medio-bassa e quindi software poco sicuro, e da lì è nato poi il famoso, appunto, come dicevamo prima, il problema non è nel linguaggio, nel framework, ma nel programmatore. Su Java volevo dire una parola. Nel senso, lo stereotipo del Java, che dico, non si parlano di stereotipi, o comunque è sempre stato utilizzato da enterprise al quadrato, quindi grandi enterprise, soprattutto statali o comunque medio-grandi, quindi ha portato l'utilizzo di buone pratiche da subito, quindi sono arrivate molto prima le buone pratiche, tutte i design pattern sono fatti in Java, tutti gli esempi sono fatti in Java, però è come un po' un elefante che va lentissimo, quindi se i programmi, non perché il linguaggio è lento, ma perché proprio la comunità è molto più lenta delle altre comunità, cioè che stanno più sull'open source. Poi è un mio, diciamo, se qualcuno ha qualcos'altro da ridire, insomma, parliamone. Per esempio Ruby on Rails va molto più veloce della comunità di Java, che sono più orientate all'enterprise e meno all'open source, quindi se più sei vicino all'open source più vai veloce, più segui il trend di velocità. Questo è l'unico vantaggio che vedo tra Java e PHP. Domande? Qualcuno ha domande? Bene, ci siamo. Perfetto. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti. Allora, ancora un minimo d'attenzione, è arrivata Monica di Roma Maker.